Oggi vi svegliamo tutti i segreti per fare uno spezzatino con le patate morbidissimo, un comfort food per l'inverno. Vediamo la ricetta. Gli ingredienti che utilizziamo per fare lo spezzatino di vitello con le patate sono 800 g di carne di vitello, 800 g di patate, una cipolla, sedano e carota, circa 500 ml di brodo vegetale. Questo ovviamente l'abbiamo fatto noi, poi durante la ricetta vi facciamo vedere quanto ne utilizziamo esattamente. Mezzo bicchiere di vino rosso, 3 cucchiai colmi di passata di pomodoro, un cucchiaio colmo di farina, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, un rametto di rosmarino, pepe e sale quanto basta. Tagliamo le verdure per il soffritto, quindi la cipolla, sedano e la carota. Accendiamo la fiamma e mettiamo 5 cucchiai di olio. Come vedete, noi stiamo utilizzando una pentola in ghisa che è adatta alle cotture lunghe, ok? Quindi potreste utilizzare questa, una in terracotta, una slow cooker. Ci mettiamo le verdure, quindi il nostro soffritto, le facciamo rosolare ben bene senza ovviamente bruciarle. Quindi fiamma dolce, in modo che non si caramellizzino. Dopo 2 minuti circa ci mettiamo i pezzetti di carne e anche in questo caso li facciamo rosolare. In questo modo andiamo come a creare un sigillo intorno alla carne, perché i succhi rimarranno all'interno. Quindi ogni spezzatino ha più o meno gli stessi passaggi, che sono appunto la rosolatura delle verdure e della carne, e questo è il primo passaggio fondamentale. Lo spezzatino perfetto deve essere morbido e avere un sughetto cremoso, e noi con questa ricetta vi facciamo vedere come ottenere questi risultati. Quindi il segreto prima di tutto è la cottura, e ve la stiamo mostrando. Poi molto importante è scegliere la carne giusta per lo spezzatino, quindi ovviamente nel momento in cui andrete dal macellaio dovete specificare che state comprando della carne per fare lo spezzatino, e quindi per una cottura lunga. Per esempio la palestra, che al nord chiamate anche cappello del prete, la spalla, la pancia del vitello. Oppure potete preparare lo spezzatino anche con il maiale, per esempio con la coppa di maiale. Quindi si cerca di scegliere delle carni che siano grasse, perché questo darà morbidezza al vostro spezzatino. E deve essere anche un tipo di carne ricco di connettivo, in modo da rendere il vostro spezzatino corposo. Per la carne ovviamente la fiamma deve essere alta, perché in questo caso gli zuccheri invece devono caramellarsi. Quindi ci stiamo aggiungendo la farina, che contribuirà a rendere il sughetto cremoso. Quindi la cremosità ce l'avete grazie alla farina e alle patate. Aggiungiamo anche il vino rosso. Quindi andiamo a bagnare, abbiamo quindi rosolato, abbiamo insaporito e abbiamo bagnato. Questi sono i 3 step fondamentali, i primi 3 step per uno spezzatino perfetto. Quindi la farina contribuisce alla cremosità, stessa cosa le patate che rilasciano l'amido. Stiamo aggiungendo anche la passata. Poi ovviamente questa è una ricetta tradizionale, noi ve lo diciamo sempre, per le ricette tradizionali in Italia ogni famiglia ha una ricetta propria, quindi questa è quella della nostra famiglia. Ed essendo poi lo spezzatino un piatto prettamente casalingo, quello della mamma è lo spezzatino più buono, quindi ognuno ha il proprio spezzatino.
aggiungiamo il sale. Poi questo è un piatto che si prepara la domenica insieme a piatti popolari della domenica, come possono essere le lasagne, i cannelloni, la pasta al forno. È un piatto domenicale. Aggiungiamo il pepe. E piace in genere a tutti, proprio per questa morbidezza della carne che si scioglie in bocca. Piace anche ai bambini. Quel sughetto cremoso poi attira tantissimo la scarpetta con le fette di pane abbrustolito, magari pane di Altamura. Ci stiamo mettendo anche il rametto di rosmarino, così emanerà un buonissimo profumo. Adesso versiamo il brodo in modo da coprire la carne. Brodo vegetale senza dado, mi raccomando. Che glutammato, non lo vogliamo sentire nello spezzatino che ce lo va a rovinare tutto. Abbiamo abbassato la fiamma. Quindi a questo punto che si fa? Si copre. Si copre e noi abbiamo questo bellissimo coperchio di ghisa che trattiene tutto il vapore. Per questo è adatta questa pentola a una cottura lunga. Spostiamo anche la pentola su un fornellino più piccolo. E facciamo cuocere per un'ora circa. Per circa un'ora. Coperto. Allora, ogni tanto mescolate in modo anche che non si attacchi, però se vedete che si restringe troppo, ovviamente avete il brodo a disposizione. E lasciamo coperto. Nel frattempo ci dedichiamo alla pulizia delle patate. Quindi le peliamo e le tagliamo a quadrotti grossi. Passata un'ora e 10 minuti, mescoliamo un po' ed è il momento di aggiungere le patate. Le patate rilasceranno quindi l'amido e renderanno questo sughetto cremosissimo, perché andranno a sfaldarsi. Quindi a questo punto copriamo nuovamente e facciamo cuocere per circa 40 minuti. Il nostro spezzatino, vedete, è pronto. Abbiamo utilizzato infine 300 ml di brodo. Quindi la ricetta è terminata, avete visto, è facilissima, ci vuole solo un po' di pazienza per le tempistiche, ma in realtà è alla portata di tutti. Se rifate il nostro spezzatino con le patate, fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete vedere altre ricette come questa. Abbiamo fatto tantissimi secondi di carne che possono interessarvi. Inoltre, sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tanti aneddoti su questa ricetta. Alla prossima ricetta, ciao!